Buongiorno, ciao a tutti, oddio, fascia di luce. Bentornati e benvenuti in un nuovo vlogmas. Stamattina, raga, la mia voglia di vivere è sotto lo zero. La mia voglia di alzarmi era sotto lo zero, sono le 8. Non so con che forza mi sono alzata perché sono andata a dormire sempre verso le 2. Infatti i miei occhi sono tipo così, in una fessura. Ma sono venuta a fare colazione. Tra un po' devo accompagnare mia sorella da una parte che non ho neanche capito, però l'accompagno. E poi devo andare in palestra, prima volta nella mia vita, come forse vi ho già detto anche ieri, che faccio sia venerdì sia sabato. Però ve l'ho detto, le feste sono vicine, qui bisogna togliere qualche etto, o forse di più. Voglio vedere se l'avocado è maturo, perché nel caso mi faccio un bel avocado toast col camion, perché sono ancora duri questi avocado, ce ne ho due e sono duri. Ciò vuol dire che mi farò un'ottima cosa proteica, cioè l'albume d'uovo. Di solito dentro ci mettevo lo spinacino, che in questo caso non c'è. Ciò vuol dire che vicino mi ci farò un pochino di porridge con il latte di mandorle. Queste sono tutte cose che ho comprato ieri. Quindi ecco la mia colazione super fit, sono tutte porzioni piccoline. Qui c'è il porridge con un po' di farina di cocco, banana, cannella, qualche mandorlina. Qui le due mandorle che erano rimaste. Albume, due crostini. Buono, leggero, sostanzioso. Comunque il bello è che devo fare la lezione di full body. Si fanno soprattutto gambe, tipo con lo step così. E oggi ho le gambe che sembrano gelatina. Perché ieri in palestra l'intelligente non è che ha fatto altro, ha fatto gambe, quindi pazzesco, avrò due gambe grosse così, tipo. Detto ciò, visto che è abbastanza tardino, cioè me la sono presa tranquilla a colazione, ho messo canale 6 come quando andavo alla materna e c'era Scooby-Doo, che figura. Certo, da questi vlog voi avete capito che, fatemelo sapere, non cose belle, credo. E tutto ciò, appunto, mi preparo e poi si va in palestra, che felicità! Arrivata in palestra si gela di freddo, raga. E sono 2 o 3 volte che ho un po' un bucetto di Kjuls, come si suol dire, nel trovare parcheggio quando sto uscendo un'altra persona, perché altrimenti è pieno. Io mi sto gelando letteralmente, infatti mi lacrimano gli occhi. Comunque adesso mi faccio la mia bella oretta di lezione, sperando un giorno di diventare magra. Ragazzi, sono morta. Però c'era ancora l'istruttore carino e palestrato, quindi è stata una tortura piacevole, come dire. Tra l'altro ho trovato questo posto qua nell'armadietto per fare la ripresa, che è fotonico. Quindi adesso mi faccio la doccia, che sto morendo. Fuori fa freddo, qua fa caldo. E basta, la smetto di parlare, se no mi prendo per pazzo. Ciao, passo e chiudo. Allora, sono venuta di nuovo a fare la spesa per un altro supermercato, perché a pranzo voglio mangiarmi gli shirataki, ma ieri al supermercato non c'erano. Quindi proviamo in questo, che dovrebbe essere più fornito. Devo prendere anche il pollo, poi il resto tutto. Faccio come l'altra volta, praticamente quello con le verdure e il pollo. Appena rientrata in macchina, a parte che sembro una pazza, dovevo andare soltanto a prendere gli shirataki, sì. Che costano sui 3-4 euro. Sapete quanto ho speso? 40 euro. Molto bene. Ilaria, riesce a spendere anche al supermercato? Una cosa impossibile. A casa gli faccio un bel svuoto alla spesa, che non ho mai fatto, ma adoro guardare. Qui adesso torno a casa anche perché non capisco se fa caldo o fa freddo. C'è il sole, si sta bene, ma poi ci sono delle ventate di gelo. Eccoci a casa, mi sono slegata i capelli, raga, mi stava venendo un'emicrania. Comunque, svuoto la spesa, il mio primo svuoto la spesa, non ho idea di come si faccia, quindi vi ho messo sullo Scottex, i backstage che non vorreste sapere, e vi faccio vedere cosa ho preso. In realtà mi sono mantenuta su tutte cose abbastanza light e alcune cose non le ho mai provate. Le cose più cicciottose che vedrete invece mi servono per fare la quiche Lorelle, mi pare si chiami, una cosa del genere. L'unica cosa è che mi sono appena ricordata di essermi scordata la groviera o un altro tipo di formaggio. Vabbè, poi lo manderò a comprare a qualcuno. Cioè, ho speso 40 euro e mi sono scordata la cosa principale. Vabbè, andiamo avanti. Zucchine. Queste qui mi servono adesso, come anche il pollo sottile. Io, lo sapete, mangio soltanto questo. Poi ho ripreso i miei biscottini preferiti, buonissimi, insieme a questi. Aspettate, vi faccio vedere. Ho preso l'altro giorno, ma sono pazzeschi. E anche questi qua, che sono ancora più buoni e ancora più sani, tra virgolette, al gran sanocene. Ma scoperta sti biscotti. Se la Galbusera vuole inviarmene un camion, saremo lieti di accoglierlo. Poi ho preso il farro soffiato con miele. Questo qui l'ho preso per metterlo nello yogurt,
che non so dov'è. Dopo ci sarà lo yogurt. Voglio provare questa merenda alternativa un po' più sana. Poi ho preso i famosissimi shirataki. Questa volta non c'era della marca dell'altra volta, ma ci sono questi che sono ancora più buoni, solo che vengono un po' di più perché sono della pesoforma. Tra l'altro gli altri avevano 6 calorie, questi invece ne hanno 18. Comunque ne ho presi due, così quando ne ho voglia lo prendo. Però provateli, vi giuro, sono una scoperta. Poi ho preso appunto la panna fresca per fare la famosa quiche. Qui c'è lo scontrino che non voglio neanche guardare. Poi ho preso questi che volevo provare da una vita, che sono gli snack con le lenticchie rosse e ceci. Questi qua ho provato anche quelli solo con i ceci e quelli al, mi pare, fagioli rossi e sale dell'Himalaya. Li mangiate solo quando sapete che la sera state a casa, e oggi io non sto a casa. Per una volta che non sto a casa la sera non posso mangiare fagioli, capitemi. Poi ho preso la pasta brisée, sempre per fare la famosa quiche. Idem la pancetta affumicata. Io adoro cucinare, purtroppo non posso mangiare più di tanto, però adoro comunque cucinare. Infatti a Natale faccio il tiramisù, sia la versione classica sia quella con i pan di stelle. Infatti ieri ho comprato quelli che erano in offerta, ho presi prima. Idem il mascarpone, stava in offerta, questo qui buonissimo della Santa Lucia, sperando che me ne basti uno solo. Nel caso manderemo qualcuno in ricognizione. Poi ho comprato le zucchine per mia sorella, perché lei mangia queste e io mangio quell'altro. Questo qui, ragazzi, per favore dovete provarli. Io non uso più l'olio nell'insalata da quando utilizzo questi. Poi ho preso questi altri snackini. Questi invece sono con lenticchie e ceci, ma mi sa che sono uguali. Ah, lenticchie e ceci, pazzesco. E poi ho preso questi invece ai piselli. Questi sono carini perché magari te li porti in borsa, 82 calorie, hai fatto. Poi i famosi yogurt, io vado pazza per questi qua. E ultima cosa, ho preso la famosa crusca d'avena di cui ho parlato anche stamattina, mi sono ricordata. E ho detto, ma sai che c'è? Adesso provo a farlo anche con questo. Quando finirò i fiocchi proverò la crusca, che non so se vedete, è proprio tipo granulini. Cosa più costosa? Le zucchine romanesche, l'animaccia di mia sorella. Adesso metto a posto il mio svuota la spesa e vado ad aprire al cane, perché l'ho chiusa fuori. Probabilmente sì, eccolo qua. Vieni Wendy. Poi, visto che stamattina abbiamo fatto tutti questi giri, io starò a casa fino a stasera, bella raga. Questo è il risultato, ci ho messo sempre alcune noccioline. Sembra bruttino, ma vi posso assicurare che è buono. Postazione PC, sono sempre in ritardissimo. Sono le 3:15, non ho ancora editato il vlogmas. Disastro. Sapete però che il sabato ci sta amici, e quindi ogni volta per vederlo faccio tardi con il resto delle cose che devo fare. Oggi pomeriggio ho i miei, con mia sorella vanno al cinema. Io ci sono già andata questa settimana, eravamo andati a vedere Robin Hood se non sbaglio, quindi oggi rimango a casa e se non faccio un make up creativo per Instagram, comunque metto a posto la postazione make up, quindi sempre il make up c'entra nelle mie giornate. Quindi vlogmas, ieri era 14, oh mio Dio, oggi mancano 10 giorni a Natale. E nel mentre mi si caricano i file dalla macchinettina, noi ci apriamo il calendario dell'avvento, la casellina di oggi. Calendario di oggi, giorno 15. Come sempre abbiamo l'aiutante che vuole soltanto salire sulle mie gambe. Quello che vi dicevo ieri che adoro, c'è anche nella versione viola. Questo si chiama Candy Pop, ma non si vedrà mai perché è scurissimo. Un altro lietto per le labbra, però appunto sarà di un altro gusto. Adesso lo apriamo. Intanto avete la visione di Gwenda che si è propinqua appunto su di me. Come vedete è viola, però non penso sulle labbra sia poi viola, vediamo. Questo è l'effetto del olietto per le labbra. Come profumazione, fragranza, mi sembra uguale all'altro, quindi non so effettivamente cosa cambi. Sto modificando la copertina del vlogmas di oggi, che è in caricamento. Ma io voglio dire, lo sapete quanto sono ossessionata dai mukbang e ASMR bla bla bla, ma questi qua dove mangiano sti tronchi di salmone, regà, io vado in palla. Adesso stoppo perché magari qualcuno dà fastidio. Ma sapete quanta gente adora questi video e quanta invece la odia? Io vado pazza. Cioè seguo tipo almeno una decina di canali. Voglio sapere qua sotto se a voi piacciono. Cioè se vi piacciono i mukbang, perché c'è una grande differenza, gli ASMR, quelli dove fanno tutti i suoni bla 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 bla, oppure se vi piacciono gli ASMR, no talking, it sound, tutte queste cose qua. Mentre appunto faccio queste cose tipo edito, oppure sto qui col telefono e mi spulcio un po' di siti, di cose, me li metto di sottofondo e sono troppo rilassanti. Sarò strana io.
Comunque, adesso finisco di fare questa cosa. E poi vi avevo detto dopo che volevo fare un make-up. Sì, ok, mi sono chiusi gli occhi. Ve l'ho detto, stamattina mi sono svegliata presto. Poi ho dormito male perché praticamente ho fatto un bruttissimo sogno. Non mi ricordo cosa, ma mi ricordo soltanto che era un bruttissimo sogno. Quindi ho dormito male e mi devo buttare tipo sul divano da qualche parte. Ridendo e scherzando, sono le 6. Cioè, oggi il vlogmas è uscito tardissimo. Qua intanto è tutto buio, infatti accendiamo le lucette fuori e visto che appunto è tardi mi appropinquo anche a farmi la merendina perché oggi la voglio fare, raga. Quindi mi mangerò i miei biscottini, questi qua integrali con grano saraceno e gocce di cioccolato, droga proprio. Dopo aver mangiato questi mi butterò sul divano a guardare qualcosa. Ho trovato questo film su Sky che si chiama Natale ad Angel Falls. Vi faccio anche un attimino leggere. Praticamente è un film scontatissimo, molto romantico, e quindi io me lo guardo. Ok, sono i miei film di Natale preferiti questi. Film, sono tornati i turbatori. Qua c'è il cagnolino. Puoi accendere l'albero di Natale? Non sento lo spirito natalizio. Tararara. Film finito. Allora, vi dico un pochino le mie impressioni, perché comunque è molto carino, è molto banale, ma questo già l'ho detto prima di iniziarlo. Ci sono due attori che io già conoscevo, perché non mi ricordo se entrambi o soltanto lei hanno fatto le streghe dell'Est West, una cosa del genere, quella serie che guardavo un po' di tempo fa, che c'è praticamente solo una stagione, poi l'hanno sospesa, ma era bellissima. E lui invece l'ho visto in un sacco di sti film, fa sempre il belloccio della situazione che si mette con la protagonista. Quindi molto carino, mi hanno fatto un sacco pensare a questa cosa del Natale. Io ad esempio qualche anno fa me la vivevo meglio, devo essere onesta. Non so se ve l'ho detto in qualche vlog scorso, ma è un po' di anni che io mi sento un po' il Grinch. Cioè, nonostante mi piaccia il Natale di base come idea generale, ok? Però dentro di me lo percepisco in modo diverso. Non so quando c'è stato questo switch. Proprio come se ci fosse un interruttore dentro di me. Natale, non Natale. Però un po' così, a volte ci sono questi momenti. Poi il Natale a me porta un sacco di malinconia. Forse è il periodo in cui dovresti sentirti circondata di amore, affetto, lucine, glitter. E invece è il periodo in cui io mi sento più sola e amareggiata. Cioè, tipo. Ok, in quest'anno della mia vita cosa ho fatto? Allora, quest'anno ho fatto come anche l'altro anno, sono 2 anni a questa parte che io mi prendo molto tempo per me stessa. Forse è questo il problema a volte, che quando ti concentri troppo su te stessa, quello che vuoi fare, ti scordi un po' del contorno. Quindi il prossimo anno lo dedico sia a me, ma anche magari un pochino a quello che mi circonda appunto. Se anche voi vi sentite così, vi invito a fare la stessa cosa, perché appunto in questo periodo mi si pone sempre di più una visione del futuro di me circondata da gatti o da cani, in questo caso, visto che mi piacciono i gatti, ma i cani ancora di più. Io che tra 20 anni entrerò a casa di mia nonna, tutti circondati di bambini, chi fidanzato, chi sposato. Poi ci sarò io che porterò l'insalata russa. Come dico sempre, poi il mio principe azzurro è rimasto incastrato in qualche burrone, ma va bene, prima o poi qualcuno lo tirerà fuori e arriverà. Ora sono quasi le 8. Io tra un po' mi inizio a preparare perché penso per le 11 comincio ad andare. In più ho le gambe distrutte. Se ieri sera erano gelatina, oggi sono proprio fango, cioè appena lo tocchi si sgretola, più o meno è così la cosa. Quindi adesso mi rilasso un attimo sul letto, cioè sapete che voglio stare tipo così salma sul letto ad ascoltare musica, infatti ho già messo le mie cuffiette. E PS, perché c'è un PS, dovevo andare oggi ma probabilmente andrò domani a vedere il mio regalo di Natale. Quest'anno ho chiesto soltanto una cosa che fondamentalmente serve a me come serve a voi. Indizio, avevo già una cosa simile. Ma adesso non ce l'ho più. Forse qualcuno ci sarà arrivato. Ma per favore non scrivetelo, perché sennò è troppo uno spoiler. Quindi sì, poi lo vedrete comunque. Appunto, domani vado a vedere se c'è questa dannata cosa. Altrimenti, insomma, si farà più avanti. Così nel mentre comincio già ad utilizzarla. Perché non ha senso scartarla a Natale. Cioè, raga, alla fine, tanto un giorno vale l'altro, no? Questa clip è nata io. Non c'ho proprio le forze. Cioè, vi rendete conto che sono stata un'ora buttata sul letto, mi ero anche accesa le magiche lucine. Immaginatevi questa atmosfera, aspettate. Cioè, così
Io con le cuffiette e la musica, raga, mi stavo a bioccà. In romano significa mi stavo addormentata, fa un pisolino. Vi giuro, è una cosa che dovete provare a fare, perché vi rilassa proprio i neuroni. Mi sono scaricata tutte le canzoni della Laura Pausini ed è pazzesco. Poi l'ho scaricata su Apple Music, perché ho fatto la prova gratuita di 3 mesi. Se volete provarlo anche voi gratis per 3 mesi, andate sul mio profilo di 21 Buttons, che trovate qui nell'info box, e scaricatelo, perché appunto se cliccate sul banner sul mio profilo potete avere questi 3 mesi gratis. Ahimè, però se sono fatte le 9 e 1 devo cenare, 2 mi devo preparare, 3 devo uscire e non ho voglia, raga. Madonna, dopo sta cosa poi ho fatto proprio una minciata. Poi oggi pomeriggio i miei e mia sorella sono andate a vedere il film dei Queen, quindi Bohemian Rhapsody, che tra l'altro io adoro come canzone, PS, e sono fissati con le canzoni. Ma perché ti prendono queste fisse? Cioè, quando lo ascolti una volta, alla fine, come se non l'avessi mai conosciuti. Allora, ho fatto un trucco in realtà molto molto semplice. Vi faccio vedere, ho fatto questa riga di eyeliner sfumata, ho utilizzato Iconica, un colore. Poi ci ho messo i brillantini che sono di Anastasia Beverly Hills, guardate che belli. Si chiamano Blazing Sunset. Sugli occhi poi basta, beh, qui ho messo un po' di illuminante, sopracciglia con la matita. Come rossetto ho Christmas Cookie e basta, più o meno questo è. Quindi adesso, non dico che sono in ritardo, ma quasi anche oggi, logicamente. Più che altro il problema è, intanto io mi pulisco la mano, il parcheggio in questo posto, soprattutto di sabato sera. Quindi volevo andare un pochino prima per quello. Adesso attacco la piastra e mi do giusto una sistemata, giusto per averli un attimino non drittissimi, ma vedete le punte. E mentre che la piastra si scalda, accompagnatemi a vedere cosa mettermi, anche se devo dire, voglio mettermi il pantalone, sento già il freddo ghiacciato dentro di me. Sì, ho capito cosa voglio mettermi, mi metto questo maglioncino qui con una cintura, i jeans leopardati e l'unica cosa adesso sono le scarpe. I jeans sono questi qui. Allora, alla fine mi sono messa così il maglioncino. Tanto c'è Gwenda bloccata su che abbaia. I capelli li ho piastrati un po' così, la mia solita collanina. Cinturozzo. I pantaloni questi qua sono di Zara sicuro. E ho messo le Dr. Martens, queste qui alte. Adesso manca solo il giacchetto. Io metterei anche la pelliccia, perché ho freddo, però metterò la mia solita giacca sartoriale. Eccoci in questo posticino. Ah, c'è anche scritto come si chiama, pubblicità occulta. Eccola, mi era mancata. Madonna, questa luce poi è un po' secca, sì, eccola. Ma tu perché non mi rispondi? Vai, saluta, fai la festeggiata. Ciao. Che mi devi dire? Mi fai una foto. Ok, dove te la faccio? Dai, che non vi vedete da un sacco di tempo. Anche Natalie, vai, saluta, saluta di tutti. Guarda. Madonna. Guarda i capelli bianchi. Allora, ragazzi, ho convinto Ilaria a uscire sabato sera. Cioè, io ho spiegato per il tutto. Niente, raga, me lo volevo fregare, nata. Vabbè, comunque, invece, sta una cavolata. Dico, salutate, andate su YouTube. Ragazzi, logicamente Ilaria non poteva andare tutto bene, qualcuno me l'ha attirata e sono tornata e questo era sulla mia macchina, questa bellissima rientranza, cioè tiep la prossima volta. Come avete visto, ecco perché Ilaria non può uscire e fare queste cose diverse dal solito, che me ne capita una ogni santa volta. Non so se me le tiro da sola o è qualcuno che me le tira, in ogni caso questo è il risultato, confido nell'assicurazione. Questo è quello che posso dire, perché poi sono tornata indietro, non c'era la macchina, quindi non so chi sia stato a prendermi. Fatto sta che sono le 2 di notte passate, mi rode parecchio ma sono stanca, quindi ci dormirò sopra, processerò la cosa. Logicamente appena detto a mia madre, lei ha scazzato per me. Adesso io mi lavo, mi faccio una doccia e poi che fai? Alle 2:30 non ti metti a lavare i pennelli che hai usato? Laviamo i pennelli così mi calmo. No, vi giuro, quando succedono queste cose mi rode, perché tu macchina mi hai preso, lasciami un biglietto, qualcosa, il karma ti ritorna, ok? Detto ciò, io la buonanotte ve la
arrivato qui. Il trucco almeno ha retto, questa è la mia unica soddisfazione. Quindi, a parte questa chicca finale, direi che la giornata di oggi si è svolta nel modo migliore possibile. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al vlog di domani. Ciao!